Ecco le formazioni delle due squadre. Partiti. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Ozil, un giocatore che punta più sull'eleganza e la qualità invece che sulla forza fisica. Questo è un tipo di giocatore raro da vedere al giorno d'oggi, con una visione di gioco e una tecnica individuale quasi perfette. Data la sua abilità nel creare occasioni da gol per i compagni, mi aspetto di vederlo coinvolto in gran parte delle azioni pericolose della sua squadra. Hai ragione, se gioca come sa il suo contributo potrebbe essere determinante. Messi. Hanno ottenuto un fallo laterale. Toni Kroos. Rüdiger. Mascherano prova a salire sulla fascia sinistra. Bello questo duello, ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Prova il traversone. Cerca spazio. Tentativo per Toni Kroos. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Dybala. E la difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Toni Kroos, Rüdiger, Mesut Özil, palla giocata alta sulla fascia. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Riceve in ottima posizione. Khedira. Messi! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. La Germania sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Khedira. Toni Kroos. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Mesut Özil. Allarga sulla fascia. Rüdiger. Riceve un bel pallone. Passaggio in avanti. Passaggio sulla destra. Trova il compagno in ottima posizione. Müller. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Palla in avanti verso il compagno. Müller la mette sulla fascia. Mario Gomez. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Mesut Özil la gioca sulla destra. Fazio la gioca in profondità. Messi,
occasione per il contropiede. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso, ancora una scorrettezza gli mostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Messi. E passa. Ottimo intervento, e se sbagliava erano davvero guai. Higuain. Ottimo disimpegno, fondamentale. La mette in avanti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Toni Kroos. Ozil. Tentativo di Mario Gomez. Otamendi. Cerca la profondità. Higuain la gioca a sinistra, tocca verso il centro, lo mette fuori. Prova a saltare il centrocampo. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Khedira. Riceve il passaggio. Gomez. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova il tiro. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ottimo intervento. La butta in mezzo. Arriva Higuain. Mesut Özil. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. La mette in mezzo e la difesa non si fa cogliere impreparata. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Bel 1-2, si libera la grande. Toni Kroos. Mascherano. Dybala. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Riesce ad intercettare. Cerca il tiro. E c'è il gol della Germania! Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. 1-0 dunque. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Müller riesce a rubargli il pallone. Prova a metterla subito in area. Ecco Dybala. Bella apertura. Niente da fare, non passa. Gomez. Mesut Özil. Rüdiger. Özil. Cerca l'uomo là davanti. Riceve un pallone interessante.
Continua ad andare, palla al piede. Prova il cross. Müller. Khedira. Mesut Özil. Toni Kroos si è fatto trovare pronto. Mesut Özil. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. La loro azione si conclude qui. Prova il cross basso. Higuain! Grande giocata di Higuain. Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Bellissimo il gol al volo. Gran gesto tecnico. Sapeva già dove sarebbe arrivato il cross e ha colpito benissimo il volo. Si riparte di nuovo in parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Prova un traversone dalla tre quarti. Effettua un cross dalla tre quarti. Tocco preciso. E trova bene il compagno. Se ne va. La Germania riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E ora deve concludere Mario Gomez! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Sono usciti dagli spogliatoi molto più agguerriti. Possiamo aspettarci un gran secondo tempo. Mesut Özil. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Rudiger. Khedira. Müller. Özil. C'è la palla lunga, in avanti. Mesut Özil. Vuole la profondità. Pallone comodo per il portiere. Özil. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. E passa! C'è spazio per calciare! Higuain! Grande giocata di Higuain! Grande azione! Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Bel gesto tecnico. Otamendi cerca la profondità. Arriva Higuain. Si libera alla grande. Messi. Messi! Che grande parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Gomez. I
gol a inizio di secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione, il carattere e l'aggressività. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Mesut Özil. Prova a giocarla dentro dalla distanza. C'è fallo. L'arbitro gli si avvicina. Può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. E toglie la palla dalla zona rossa. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Questa è certamente una buona opportunità. Barriera piuttosto folta. Il portiere avversario sa benissimo che se gli lasciano un minimo spazio può essere micidiale. Prova il cross. Mette fuori il pallone. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale. Costringe l'avversario al fallo. Pallone morbido verso la fascia. Gioca una palla lunga. Rüdiger cerca la profondità sulla fascia. Può calciare a rete. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Vuole il lancio filtrante. Prova il traversone. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Hummels. Prova Müller. Prova il filtrante. Se ne va. Cross tagliato al centro dell'area. Numero. Prova un traversone dalla tre quarti. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Prova la giocata nello spazio. Royce. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Messi. Dybala. Pallone in aria. Palla allontanata senza troppi complimenti. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta, molta attenzione. Occhio, può andare. Opportunità di ripartire. Ottima giocata. Neuer si fa trovare pronto. Fazio. Senza dubbio gli avversari ti stanno riservando un trattamento speciale oggi. È normale che lo tengano d'occhio con attenzione. Li ha già puniti in precedenza. È un vero opportunista. Gli basta una sola palla buona per far male. Mascherano. Ottima giocata sulla sinistra. Dovranno sfruttarla meglio. La mette in mezzo. Dybala! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale.
E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Gomez. Rüdiger. Prova il filtrante. Cerca cross. No, nessuno arriva sul cross. Mascherano. In questi casi, difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area, inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo, per esempio, ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti? Esatto, esatto. Se ti abbassi troppo, lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. Mette la palla dentro. Palla giocata in verticale. E trova il compagno. Royce. Rüdiger. Tentativo di Mario Gomez. Prova a metterla subito in area. Cercano l'azione veloce. La mette sulla sinistra. Di Maria. Cross di Di Maria. E il cross è controllato dalla difesa. Occhio al tiro. E questa era veramente una grande occasione. Intervento strepitoso. Subire un gol avrebbe reso difficilissima la situazione. Vuole la profondità. Bella apertura. Ottima parata del portiere. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. C'è un doppio cambio. Apertura di gioco sul fronte opposto. Di Maria. Bella serie di passaggi. Hummels allontana il pallone. Passaggio in avanti. Ha spazio sulla fascia. La butta dentro. Messi. E il portiere la fa sua. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Mesut Özil. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Arriva Higuain. Numero! Müller prova la verticalizzazione. Mascherano. Grande occasione. Attenzione! Messi! Di Maria! Jerome Boateng respinge il tentativo dell'avversario. Bell'anticipo, pericolo sventato. L'Argentina aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Riceve un pallone interessante. Prova la conclusione. Vede libero il compagno. E no, niente, è finito in fuorigioco. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Effettua un cross dalla tre quarti. Messi, ecco un'occasione di contropiede. Mesut Özil. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Neuer allontana il pallone. Prova a verticalizzare. E l'arbitro dice che può bastare. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi.
rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Che rimonta, Luca, cosa ne pensi? Vincere una partita in rimonta è importantissimo, perché al di là delle qualità tecniche che la